Non pratico per il gioco, però ci spostiamo. Spingiamo ragazzi, grazie. Più qua? No. Forte, eh? Ma innanzitutto, mi esprimo la soddisfazione dopo settimane di perdite di tempo, di litigi, di agonia, di paese fermo, di Parlamento bloccato. Non ci sono più Conte, Casarino, Renzi, Lazzolina, e questo è già un servizio reso all'Italia e agli italiani. Grazie a un centrodestra compatto, anche oggi ci siamo confrontati, continuiamo a ribadire con coerenza che la strada maestra sono le elezioni, che possono essere svolte in sicurezza, in serenità, in tranquillità, che potrebbero dare a questo paese stabilità, efficienza, un Parlamento e un governo stabile per 5 anni. Ovviamente siamo persone educate, siamo realisti, sappiamo che il paese ha bisogno di risposte immediate, quindi il Parlamento non può stare fermo per settimane, per mesi. C'è il professor Draghi che ci incontrerà e ci ascolterà, andremo ad ascoltare, a capire, a proporre, a valutare. Noi, a differenza della sinistra, non abbiamo dei pregiudizi, simpatia o antipatia a seconda degli schieramenti. Gli italiani hanno fame di salute, lavoro, scuola, meno tasse, meno buoni. L'obiettivo è questo, siamo sempre stati compatti e io lavoro perché si sia sempre compatti. Per rispetto di tutto il centrodestra e di Mario Draghi, ovviamente non chiedetemi adesso che giudizio daremo quando ancora non abbiamo ascoltato e non abbiamo capito. Segretario, sarà una delegazione unitaria? La via maestra sono le elezioni. Le elezioni si potrebbero svolgere entro la primavera, anche perché entro la primavera voteranno 20 milioni di italiani per eleggere i sindaci. Le priorità che porteremo sul tavolo sono il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, l'apertura immediata di tutti i cantieri toccati dal governo uscente, un piano vaccinale e un piano sanitario degno di questo nome, e poi una riforma della giustizia che occorreva al libro di Palamara per ricordarci essere una priorità di questo paese. Quindi sì, io non sono abituato a dire dei sì o dei no a priori. Il voto in democrazia è sempre la via migliore, più dignitosa, più lineare, più coerente. C'è una persona che ha lavorato in Europa, ha lavorato bene, che ci vuole ascoltare, quindi noi da persone educate andremo a ascoltare. Segretario, siamo troppo lontani. Oggi è il primo giorno dopo un anno e mezzo in cui fortunatamente non abbiamo a che fare con Lazzolina e con Bonafede e con i comunicati bulgari di Casalino. Quindi per qualche ora almeno respiriamo. Sarebbe possibile eventualmente anche un'astensione? Ma se non siamo ancora andati ad ascoltare, come faccio a dirle? Ma andrete tutti insieme ad ascoltarlo? Se le dico che non abbiamo pregiudizi, ripeto, il centrodestra, l'abbia detto anche il presidente Mattarella, quello che pensavamo settimana scorsa pensiamo oggi. La via maestra sono le elezioni, questo sempre comune, perché gli italiani possono scegliere. Salvini, andrete tutti insieme ad ascoltarlo? Essendoci una persona di questo livello, non stiamo parlando di Conte o di Casarino, stiamo parlando di Mario Draghi. Volendo ascoltare, volendo proporre, da persone intelligenti, andiamo a cercare di capire. Potrebbe rivisitare quello che è stato fatto per lei quando ha fatto il governo con il Movimento 5 Stelle, ossia che sia data la possibilità di tenere il punto. Una roba alla volta, ragazzi, dai. Intanto, buon pomeriggio a tutti. Ci riaggiorniamo le prossime ore. Dei ministri politici possono... Ah, dei ministri, c'hanno già i ministri qua, dai. Vabbè, ma allora esattamente... Lasciami un po' di... Vado un altro incontro.